Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo attraverso un paddone. Visto che qualche settimana fa abbiamo assistito alla chiusura definitiva dei servizi online di 3DS e Wii U, ho deciso di creare una guida all'acquisto dedicata alla console fissa più sfortunata di sempre di Nintendo. E no, nel conteggio non rientra il Virtual Boy. In questo video ricchissimo cercherò di spiegarvi perché vale la pena oggi nel 2024 comprare una Wii U, anzi il perché forse questo è uno degli ultimi periodi in cui potete fare un acquisto del genere a cuor leggero. Ma al tempo stesso entreremo proprio nel cuore della sua libreria, scoprendone i più reconditi segreti. Parleremo insomma di collezionismo, ma non solo. Prima di iniziare, come al solito, sapete cosa fare. Supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Qui sul canale ho parlato di Wii U fino allo sfinimento. Trovate numerosi approfondimenti e retrospettive che indagano questo splendido fallimento targato Nintendo e non voglio che questo video diventi l'ennesima occasione per ripetere quello che è già stato detto. In caso, recuperatevi i vecchi video. Sappiamo tutti insomma quali sono state le problematiche più evidenti di questa console e di come un'altrettanto pessima gestione da parte di Nintendo l'abbiano portata a un prematuro ritiro dal mercato, quindi mi concentrerei di più su quali sono i punti di forza di una console la cui esistenza è stata ignorata dal grande pubblico. È vero, proprio perché Wii U ha venduto pochissimo, Nintendo ha avuto la brillante idea di riproporre 9 decimi della sua libreria su Switch, molto spesso prezzandoli al pari delle produzioni più recenti. Con l'online definitivamente chiuso, l'impossibilità di accedere allo shop online e una robusta sfilza di porting disponibili sul successore, direi che i punti di forza di Wii U vanno cercati altrove. Tolti infatti quei 2-3 titoli first party che per ora sono rimasti bloccati su Wii U, come ad esempio il bellissimo Xenoblade Chronicles X o il vituperato Star Fox Zero, la retrocompatibilità è uno dei punti di forza della console. Infatti Wii U supporta nativamente i dischi Wii, o meglio, al suo interno ha proprio una modalità di boot che trasforma in tutto e per tutto Wii U in una Wii, con uscita HDMI. Se volete giocare alla vostra libreria Wii senza bisogno di scomodare modding o adattatori per convertire il segnale in digitale, Wii U offre una soluzione molto pratica, anche se non proprio ottimale. Per un approfondimento sulla qualità video dell'emulazione Wii di Wii U, vi rimando a questo video di Good Vibes Gaming, ma il succo del discorso è che l'immagine viene upscalata in HD e non renderizzata nativamente alle nuove risoluzioni, e questo comporta una perdita della qualità dell'immagine, un fattore che, devo essere sincero, a me non ha mai dato particolarmente fastidio, ma se in questo senso siete dei puristi, vi potrebbe scocciare e non poco. Aggiungo poi che la console, basandosi sulla stessa architettura condivisa del GameCube, è nativamente compatibile con i software del cubetto. Peccato che il lettore DVD di Wii U non sia in grado di leggere i mini dischi. Ricorrendo quindi a mod e Homebrew è possibile sbloccare anche quest'altra mitica stagione del gaming targato Nintendo. E visto che siamo in tema modding, vi ricordo che grazie a Pretendo, la fanbase Wii U è riuscita a tenere in piedi l'online di tantissimi titoli nonostante la chiusura. Pretendo è un progetto in continuo aggiornamento che ha già raggiunto degli ottimi risultati e di cui, seppur in maniera limitata, è possibile sfruttarne i servizi senza bisogno di moddare la console. E visto che stiamo parlando di una console ufficialmente morta, che non è più supportata dal suo publisher in alcun modo e che non ha neanche uno store attivo, direi che i dilemmi morali se sia giusto o meno moddarne un'unità decadono tutti quanti. Ma poi ognuno è libero di fare come preferisce, ci mancherebbe altro. Quindi facciamo un breve riassunto. Abbiamo un hardware ancora abbastanza facile da reperire, che ha un buon potenziale di retrocompatibilità e i cui giochi, a parte qualche piccola eccezione, si trovano ancora a prezzi umani, soprattutto se poi facciamo il paragone con i porting su Switch. Ma quanto può durare ancora questa situazione? Ecco, come tutte le cose in questo settore, quando si parla di fallimenti del genere, e purtroppo meno di 14 milioni di unità vendute sono un gigantesco fallimento, c'è il grandissimo rischio che arriverà il momento in cui tutti quelli che hanno saltato a pieppare questa generazione inizieranno a guardarsi dietro con curiosità. E visto che stiamo parlando di una console scarsamente diffusa, con console e giochi che hanno venduto cifre ridicole, questo rinnovato interesse potrebbe portare a un aumento vertiginoso dei prezzi di acquisto. Fenomeno che in realtà possiamo già osservare su alcuni titoli più esotici. Ecco, qui entriamo nell'ambito collezionistico, ma intanto vi faccio una gigantesca premessa. Tante delle informazioni che sono riuscito ad apprendere in realtà potrebbero cambiare nel corso del tempo,
o magari potrebbero esserci delle cose che per ora mi sfuggono. Trattandosi di una console così poco conosciuta, anche una cosa banale come capire quali siano i titoli rari e quali invece quelli comuni, se esistano determinate versioni dei giochi e via dicendo, è un'impresa tutt'altro che semplice e c'è bisogno di un continuo confronto con altri appassionati. Insomma, sentitevi liberi di fare aggiunte nei commenti o anche domande a riguardo. Cercheremo di fare chiarezza insieme sugli angoli più bui del collezionismo Wii U. Ma fermi, prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Bene, partiamo dalle console. Qui è abbastanza semplice. In Europa e nel mondo, credo, sono uscite solo due varianti che differiscono tra di loro solo per la colorazione e la memoria interna. La versione base è quella bianca con memoria da 8 GB, mentre la premium o deluxe è nera e ha una memoria da 32 GB. Tutte le console venivano vendute con il gamepad e questo non poteva essere comprato separatamente. E anche se è possibile accendere la console senza paddone, è un accessorio necessario nel 99% delle situazioni. Esistono diversi bundle dedicati a titoli specifici, ma solo uno presenta una terza variante della console. Tutti gli altri, a parte il box esterno, sono console standard. Mi riferisco al bundle della console in edizione Wind Waker HD. Questa è l'unica versione a presentare un gamepad personalizzato oltre al box esterno a tema. Che ve lo dico a fare, questo è uno dei bundle più costosi che ci sono in circolazione. Per quanto riguarda gli accessori, vi lascio in descrizione un link che rimanda a tutte le periferiche ufficiali Nintendo. Tolti gli amiibo, che se vogliamo è proprio un mondo collezionistico a parte, le cose più interessanti secondo me sono le riedizioni a tema Mario dei Wiimote Plus, disponibili in varie colorazioni che ricordano i personaggi del Regno dei Funghi, e poi la riedizione del controller GameCube utilizzabile tramite l'adattatore USB commercializzato con l'arrivo di Super Smash Bros. Questi sono in tutto e per tutto i controller del cubetto, ma oltre a presentare una scatola a tema Smash, hanno anche il logo della serie al centro del pad. Bellissimi! Per quanto riguarda i giochi li dividerei in diverse categorie. Innanzitutto non disdegnate titoli multipiattaforma che magari si trovano facilmente e anche a prezzo più contenuto sulle altre console. Dato il suo particolare sistema di controllo, molto spesso gli sviluppatori erano costretti a ripensare i propri giochi per fare in modo che sfruttassero le potenzialità del paddone. Il caso più noto è quello di Zombie U, ma rimarrete sorpresi nello scoprire quanti giochi presentavano idee ritagliate su misura proprio per questa console. Penso a Deus Ex, Rayman Legends o Need for Speed Most Wanted. Ma poi possiamo fare un salto in avanti, salire un gradino ed esaminare dei casi dove addirittura c'erano contenuti esclusivi sulla console Nintendo, come ad esempio la follia di Tekken Tag Tournament 2, i DLC di Sonic Lost World o il Super Mario Mashup di Minecraft. È ovvio che i primi titoli che vengono in mente pensando a Wii U sono le esclusive Nintendo, ma fossi in voi non sottovaluterei tutti questi titoli multipiattaforma che diventano unici grazie all'implementazione del gamepad. Certo, uscirono nettamente in ritardo rispetto alla concorrenza, ma alla fine erano delle versioni con personalità. E poi, per ora, la stragrande maggioranza di questi si trova a prezzi bassissimi. Parlando di ovvietà, invece è chiaro che le Limited Edition e le Collector abbiano un prezzo nettamente maggiorato rispetto alle edizioni standard. Mentre alcune di queste si trovano ancora facilmente, altre invece hanno visto i loro prezzi impennarsi di brutto negli ultimi anni. Di buono c'è che queste edizioni sono multilingua, quindi se volete l'edizione italiana di una Collector, potete pure allargare il campo di ricerca a tutta l'Europa. Prima di addentrarci in questo discorso, vi segnalo che alcuni starter pack di Skylanders, proprio come accade su altre piattaforme, hanno raggiunto cifre esorbitanti. Non vi saprei dire il motivo né la logica dietro questi rincari. Fortunatamente quello dei Toys to Life è un mondo che non ho mai approfondito. E sto bene così. Sono sicuro di avervi già parlato della First Print Edition di Bayonetta 2, ma sempre meglio ribadire. La collection che racchiude i primi due titoli della serie l'avete probabilmente vista in questo packaging ancora di facile reperibilità. Mentre la collector della collection, la First Print, oggi costa decisamente di più.
Di Smash per Wii U esistono due collector, una con l'adattatore per il controller GameCube e l'altra invece con l'amiibo di Mario, un format riproposto per numerosi titoli first party, sia Wii U che 3DS. Una delle poche collectors che si discosta da questo template è quella di Mario Kart, che arrivava con una figure bellissima di una Blue Shell. Un bel casino invece per la limited di Star Fox Zero. Il tanto criticato titolo di Platinum Games arrivava in una collector's edition che al suo interno aveva anche una steelbook con doppio alloggiamento, perché oltre al titolo base c'era anche uno spin-off in stile Tower Defense intitolato Star Fox Guard. Guard fu poi ripubblicato in una versione standalone in una confezione che al suo interno aveva solo un codice di download e non il gioco, però conti fatti con un box interamente pallita e non multi. Una delle limited più costose è da sempre quella di Project Zero, e in questo caso dico zero e non zero, così non mi potete rompere le scatole. Si tratta di un'esclusiva occidentale europea, visto che in Nord America non uscì la versione fisica. Nonostante ne sia uscita una remaster multipiattaforma qualche anno fa, questa continua a essere estremamente ricercata tra i collezionisti. I costumi a tema non so se valgano il sovrapprezzo. Le due limited di Zelda hanno raggiunto ormai prezzi importantissimi. Se posso dire la mia, a livello di bellezza quella di Wind Waker rimane un gradino sopra, perché uscita fuori dalle logiche della commercializzazione degli amiibo, il che le ha permesso di avere al suo interno una figure di Ganon non venduta separatamente. Twilight Princess è invece una limited abbastanza standard per la console, ma ormai anche questa costa un botto. Vi posso dare però un consiglio? Va benissimo sbavare dietro a queste limited, ma ricordatevi che i giochi al loro interno sono PAL multi, e vedendo i prezzi di vendita ho come la sensazione che siano molto più diffuse queste collectors rispetto alle versioni lisce ma triangolo blu, quindi distribuite appositamente sul suolo italiano. Trovare queste edizioni è molto complesso e spesso raggiungono prezzi alti. Date retta a Poro, se ve le ritrovate davanti, compratele senza pensarci su due volte. Altra cosa da non ignorare sono i Wii U Selex, ovvero le ristampe o riedizioni economiche di alcuni dei titoli più venduti per Wii U. Sono contraddistinti da una cornice rossa intorno all'artwork e un logo in alto a sinistra sul fronte del box, mentre sulla costina sono distinguibili dall'iconcina di una corona. Ecco, oltre a trattarsi di una linea abbastanza ristretta, quindi non è così difficile chiudere un full set tematico, vi segnalo che due giochi sono usciti in versione fisica esclusivamente all'interno di questa collana. Fast Racing Neo e Steam World Collection ebbero l'onore di essere etichettati come Nintendo eShop Select e di ricevere così una versione su disco. L'altro motivo per tenere d'occhio i Select è New Super Mario Bros. U, di cui vi ho già parlato in uno shorts. Praticamente, dopo l'uscita del gioco base e del DLC standalone su disco, la versione Nintendo Select è l'unica PAL ITA a presentare su un unico DVD sia il gioco base che l'espansione. Ma come mi avete segnalato nei commenti, ne esiste una quarta edizione, questa volta triangolo giallo, quindi condivisa tra Italia, Spagna e Portogallo, che veniva venduta solo all'interno del bundle di console più giochi, e che comprendeva il pacchetto completo, ma non si trattava di un Select. Insomma, se volete il full set, qui tocca prendere 4 copie di New Super Mario Bros. U. Vi sentite pronti? E sfrutterei l'occasione per introdurre un altro argomento fatto di anomalie e rarità. Non parlo di cose costose in assoluto, quanto piuttosto di titoli di cui non è chiara la storia della distribuzione. Prendete ad esempio Devil's Third, uno dei titoli più ricercati sul suolo nordamericano, ma che da noi qua in Europa si trova ancora molto facilmente. Sapevate che esiste una versione PAL ITA triangolo blu che però riporta tutte le scritte in inglese? È praticamente una PAL ITA a metà e credo, sottolineo credo, sia l'unica versione disponibile sul nostro mercato, ma non ci metterei la mano sul fuoco proprio per il discorso che vi stavo facendo prima. Ne esiste anche una seconda riedizione con un bollino sul fronte che ricorda l'imminente chiusura di server per il gioco online, che però questa dovrebbe presentare la stessa particolarità linguistica della precedente. Questa cosa poi me l'avete passata in DM su Instagram e non l'avevo mai vista. Rodea The Sky Soldier è un gioco con una storia sfortunatissima dietro e, per farla breve, diciamo che la versione Wii U è una riedizione apocrifa dell'originale Wii, creato tra l'altro da Yuji Naka. Ma la seconda versione è nettamente peggiore. Proprio per questo il gioco venne distribuito in una specie di pacchetto speciale che all'interno conteneva entrambe le edizioni del gioco. Beh, a quanto pare ne esiste una versione italiana che però è un ibrido mai visto prima. Una custodia Wii U con logo Wii, il doppio disco e le scritte in italiano. Sembra quasi una copia a bootleg, una rarità assurda. E a proposito di roba mai vista prima, questa schifezza assurda di Fit Music U non solo è uno dei peggiori fitness
FPS game mai concepiti da mente umana, ma è anche uno di quei titoli che non si vedono mai in giro nella loro versione italiana. Per questo sospetto non ci sia un vero e proprio mercato, è uno di quei giochi che nessuno cerca e ci si deve ancora rendere conto della sua effettiva rarità. Ho visto la versione inglese essere venduta a cifre folli, mentre faticherei a credere all'esistenza di quella italiana se non ce l'avessi ora tra le mani. Raro vero. Prima di passare ai titoli costosissimi, ma non di così difficile reperibilità, oltre a rimandarvi al video di qualche anno fa, Rari e Introvabili Wii U, vorrei darvi una rapida carrellata di tutti quei titoli che secondo me sono da tenere d'occhio e che al momento costano più di quello che dovrebbero. Game & Wario in versione italiana ormai costicchia parecchio. Il seguito di Wii Sports, Wii Sports Club, prima disponibile solo in digitale, è stato distribuito in modo veramente rocambolesco e per questo oggi è un titolo per niente comune, questo perché probabilmente in pochi si sono accorti dell'uscita dell'edizione fisica. Allo stesso modo non mi pare così assurdo pensare che l'edizione fisica di un titolo così di nicchia come Tank 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 sia praticamente un miracolo, e quindi il fatto che ne abbiano fatto un'edizione non solo europea ma poi localizzata per diverse regioni significa che ne sono state stampate pochissime copie e molte di queste poi saranno rimaste pure invendute. Quindi si tratta di uno di quei giochi di nicchia destinato da subito a diventare parecchio raro e ricercato, infatti oggi già costa parecchio. The Walking Dead Survival Instinct è un titolo che ha visto un'impennata recente che non riesco proprio a spiegarmi. Shovel Knight ha un prezzo sopra la media anche su Wii U e la War Mastered Edition di Darksiders in versione pallita a metà con lo spagnolo non si vede in giro tutti i giorni. Questa è una lista abbastanza in aggiornamento e ho deciso di ritoccarla in continuazione. Seguitemi su Instagram dove presto creerò un raccoglitore apposito delle storie dedicate al collezionismo Wii U. Ed eccoci arrivati al boss finale, i giochi costosi per davvero. Fortunatamente questi non sono tantissimi, però va fatta una premessa molto importante. Tenete sempre bene a mente che stiamo parlando del mercato europeo e non di quello nordamericano. Spesso ho visto fare confusione tra le due regioni e non vorrei che magari qualcuno, preso all'entusiasmo di ritrovarsi tra le mani un Devil's Third, lo compri prendendo come punto di riferimento i prezzi nordamericani delle versioni NTSC. Utilizzate quindi sempre i venduti di eBay e Price Charting per farvi un'idea su quello che dovrebbe essere il valore più o meno approssimativo del titolo che volete acquistare. Mi raccomando. Poi solitamente io escludo da queste liste i titoli simil Limited Run Games perché nascono con l'intento di diventare rari. Trovo molto più interessante scovare i titoli che partiti da una distribuzione classica sono diventati poi rari per altri motivi. Comunque, siccome questo cerca di essere uno sguardo a 360 gradi sul collezionismo Wii U, vi segnalo che Pixel Art ha distribuito in 3000 copie ciascuno Finding Teddy 2 e Shoot'em Up Collection, che oggi vengono venduti a cifre folli. Lo stesso vale per Shakedown Hawaii, quella che viene indicata come l'ultima release ufficiale per Wii U, edita da Vblank. Vi ricordo che il titolo veniva venduto a prezzo budget, $30. Maron! Invece, per i titoli costosissimi, ovviamente abbiamo una sfilza di titolacci. Di Adventure Time esistono due titoli per Nintendo Wii U. Il primo, Finn and Jake Detective, recensito abbastanza positivamente dalla critica, si trova con estrema facilità, almeno in versione PAL ITA, mentre il mediocre Dungeon Crawler esplora i sotterranei perché, ma che ne so, titolo geniale, non si riesce a trovare sotto i 100 euro. Il videogioco di Phineas and Ferb, un cartone che non ho mai visto in vita mia, doveva essere un gioco indirizzato a un pubblico di giovanissimi, pensato per essere una sorta di introduzione super semplice e breve alle meccaniche dei Metroidvania. L'ironia della sorte è che un titolo così blando veniva venduto a un prezzo budget. Oggi rimediare una versione pallita vi costerà quasi 200 euro. Molto più interessante un titolo come Teslagrad, un platform 2.5D indie che non ho mai giocato, ma che mi sembra di capire abbia qualche elemento di Metroidvania, quindi potenzialmente proprio il mio tipo di gioco. Di sicuro però non lo recupererò su Wii U, mentre le versioni tedesche si riescono a recuperare intorno ai 60 euro, comunque non poco, la PAL ITA SPA è un'altra sassata ben al di sopra dei 100 euro. E chiudiamo con un bel paradosso. Tipping Stars è un capitolo della serie Mario vs Donkey Kong accolto con un discreto entusiasmo da parte della critica. Il gioco, pur essendo un titolo first party, fu venduto da subito in prima edizione in edizione fisica come codice di download.
La cosa particolare però era il fatto che riscattando questo codice su eShop si aveva accesso anche alla versione per 3DS del titolo. Ovviamente oggi il codice ve lo date in faccia, fattore che rende l'edizione fisica totalmente inutile, ma nonostante questo Tipping Stars viene venduta a cifre folli e per quanto abbia cercato non sono riuscito a trovare tracce di una copia PAL ITA venduta recentemente. Sicuro esiste, ma quando uscirà fuori chissà quanto verrà a costare. Insomma, che dire, avete capito che il collezionismo Wii U è un territorio ancora inesplorato. E per conoscere i segreti della lineup di questa console, bisogna per forza collaborare tra appassionati e scambiarsi tutte le informazioni possibili. Il problema è che più informazioni usciranno fuori, più ci saranno collezionisti interessati a questa piattaforma. E vi ripeto, tutti i prezzi, anche quelli più innocui al momento, secondo me sono destinati a salire e anche di tanto. Quindi se volete dare una chance a Wii U e magari costruirvi una piccola collezione, fatelo ora o mai you. E con questa bellissima battuta io vi lascio. Vi aspetto nei commenti e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo fate i bravi e riposatevi dormendo paddoni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Wii, Michele Yu, ciao. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Fatelo ora o mai you.